Allora abbiamo il tecnico della Regio Mediterranea, Misiti, buonasera mister. Buonasera a voi. Oggi vittoria sul Belvedere, però passa un attimino in secondo piano, chiaramente voi sì. Felici di questi tre punti, però il pensiero è ad altro in questo momento. Il pensiero che si hanno chiuso tutto e quindi c'è da capire che cosa si deve fare, anche perché noi abbiamo 12 argentini, 13 argentini. Quindi questi devono stare un mese qui a spese della società. Sì. Io ritengo che in questo momento, secondo me, non doveva iniziare il campionato. Loro dovevano aspettare, poi iniziava a febbraio, a gennaio, febbraio. Quindi non ha senso che... Mister, questo con il senno di poi, però è vero che a settembre... si sapevano le cose, che c'era questo problema. Io non concepisco tante situazioni. Io dico, molta gente se ne va in vacanza, non concepisco tanti soldi buttati per il monopattine, tanti soldi buttati invece di pensare a quello che ha bisogno la gente, perché viviamo in un momento di crisi. L'Italia non può sopportare un altro lockdown. Sì. Non lo può sopportare perché troppi debiti, troppe situazioni, non c'è chiarezza. E quindi anche sto fatto che devono chiudere i ristoranti, molta gente non rispetta le regole. Bisogna rispettare le regole, punto e basta. Farle rispettare. Avrebbero dovuto farle rispettare anche prima, certo. A questo punto, veramente. Io non penso che c'è differenza tra ora e l'estate, e quest'estate. Sì. Perché secondo me ora stanno facendo più tapponi, stanno venendo fuori più positivi. Quest'estate c'erano pure i positivi, non facevano i tamponi. Quindi... Ci siamo goduti un po' tutti la vacanza, e io questo dicevo. Cioè... Ho capito, però io non posso mettere 500 euro di vacanza premio, perché se me ne vado in vacanza gli do 500 euro. Non va bene. Cioè, non sappiamo, venivamo da un mese di incubo. Dentro casa, senza uscire, senza niente, non possiamo fare, cioè voglio dire, c'è gente che vive, io faccio un esempio, viviamo di calcio, no? Ora, questa che fermiamo il calcio per un mese, come bloccano i ristoranti, come bloccano, non va bene, perché gente che va poi in difficoltà. Quindi. Però in qualche modo va gestita questa fase, certo è che andava preventivamente pensata prima questa fase, chiaramente loro avevano detto. C'è stata tutta l'estate. Allora, invece di mettere 500 euro per i monopattini, mettete i soldi per la sanità. Sì. Invece di fare altre cavolate per il bonus vacanza, mettete i soldi per fare altre cose. Per comprare ventilatori, non che comprami i tavolini con le rotelle. Ma che state scherzando? Dai, noi abbiamo una politica che è veramente assurda. Quindi ci ritroviamo in questa situazione. Sì. Poi c'è gente pure che non rispetta le regole, perché l'importante è uscire con la mascherina, stare attenti. Il virus poi ci mettiamo pure, dicono tanti morti, sì. Ma i morti sono solo per Covid, c'è l'influenza, ci sono i malati di cancro, ci sono tante patologie, quindi non è solo Covid. Quindi è giusto che stiamo attenti, però è anche giusto che ora non possiamo rischiare di un altro lockdown che chiudono totalmente tutto e stiamo dentro. Sì, c'è pure questa possibilità chiaramente. Mister, intanto questo primo obiettivo, questo primo passo, ora ci hanno detto che fino al 24 i dilettanti si fermano, voi come affronterete questo mese? Dobbiamo vedere, perché giustamente stare un mese fermi, cioè significa che questi ragazzi non si allenano, quindi non è che poi a fine mese inizia il campionato senza allenamento, e quindi dobbiamo capire se c'è la possibilità di allenarsi durante la settimana, di stare sempre attenti, di mantenere, di fare i tamponi, di fare il serologico. Noi abbiamo fatto il serologico tempo fa, voglio dire. Dobbiamo capire quello che ci dicono. Allo stato attuale allenamenti di gruppo non sono previsti, quindi allenamenti individuali. Ho capito, ma le società
dilettantisti che vivono di sponsor e di questo, stanno facendo sacrifici. Allora torniamo al discorso, era meglio che non iniziava il campionato, era meglio che non iniziava, si aspettava il vaccino, come dicono, a dicembre, gennaio, a febbraio iniziava il campionato, si vaccinavano tutti e basta. C'è gente che esce soldini, dirigenti che escono soldi e fanno investimenti, quindi la situazione è questa e dobbiamo valutare bene. Vincenzo. Beh, come non dare ragione a situazione del genere, mister, però purtroppo dobbiamo, non so, la situazione della Reggio Emilia l'ha spiegata il mister dicendo che ha 12 argentini, chiaramente questi ragazzi sono qui, non è che la sorella l'ha abbandonata. A prescindere dai 12 argentini, ci possono essere pure 10 persone fuori sede, cioè che sono, Cosenza o altro. Ma c'è gente che ha famiglia, voglio dire. Allora non parti, il campionato non deve partire. La Lega lo sapeva. Quindi è inutile che parti, ora blocchi, poi dici. Sta dicendo che se il campionato non partiva, alcune società ponderavano bene l'investimento che dovevano fare. Si preparavano poi per febbraio a fare degli investimenti diversi. Ora io faccio un esempio, no? Il Lamezia che ha fatto uno squadrone, per dire la Lamezia, no? Che fa un investimento così importante, come si deve comportare? Faccio questa domanda. Questi che fanno investimenti con grandi soldoni, come si deve comportare? È un problema. Rispondetemi. No, vabbè, c'è un imbarazzo, chiaro. È un problema grosso. Perché hanno fatto degli investimenti. Con rimborsi spese e impegni, chiaramente. Certo, gente da fuori. Anche se però c'è da dire una cosa, mister, no? Guardando sempre la situazione attuale, poi se dovesse peggiorare e degenerare, poco fa Mirarchi diceva chiaramente bisognerà fare ulteriori sacrifici, poi finisco e poi lei mi risponde. Sempre il discorso mio, era meglio non iniziare. No, dice, facciamo turni infrasettimanali e chiaramente recupereremo il terreno perso con questa situazione. E come lo fai? Fare i turni infrasettimanali significa che tu devi avere una rosa di 25-26 persone, 27 persone. Come fai a giocare ogni 3 giorni con una rosa di 18 persone? C'è che gente, gli infortuni, le squalifiche e cose varie. È passato il campionato. Puoi, non sei l'Inter, non sei come la squadra professionista che c'ha 30 giocatori e allora fanno il turnover. Sì. No, hai squadre, siamo in eccellenza, siamo dilettanti, hai squadre dove sono formate da 11 giocatori importanti, 12, e poi il resto sono ragazzini. Sì. Quindi come fai a giocare domenica, mercoledì, domenica? No, ora hanno chiuso. Il nostro campionato era che io già dal primo di novembre dovevo giocare domenica, mercoledì, domenica, perché c'era anche la Coppa. Io avevo 8-9 partite il mese di novembre. Vabbè, io penso che a questo punto il fatto della Coppa pure è una manifestazione che rischia anche di saltare a questo punto, visto. Capito, però c'erano in programma 8-9 partite. Io ho una rosa di 24 ragazzi, bene, posso, ma una società che ha i 12-13 ragazzi più quelli del settore giovanile, come fa ad affrontare un campionato domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica? Mi spiegate? Sì, è una situazione difficile da gestire. Allora non si iniziava soltanto la Serie A, B, quello che è, solo i professionisti, e finiva tutto. La Serie D, che è semiprofessionismo. È vero che c'è anche il tentativo di tenere all'impiede un movimento, è chiaro, no, mister? Il tentativo è stato questo pure, immagino. Però se c'è il problema, dobbiamo mantenere il problema. Sì. Va bene, dai, Vincenzo, vuoi fare una domanda al mister, che comunque è stato molto chiaro sul proprio pensiero? È stato molto chiaro, come lo siamo anche noi, penso, in questo discorso. Siamo nell'incertezza più incredibile. È chiaro che non sappiamo il 24 di novembre se il campionato riprende oppure finisce. La verità è questa, sì. Perché può essere anche che succede questo, sia ben chiaro. Ma il problema...
Chiaramente, no, le volevo dire, io devo saperlo molto prima se il campionato inizia, non è che l'ultimo giorno possiamo dire il campionato sta per iniziare e io comincio gli allenamenti, quando li inizio? Perché i ragazzi almeno una settimana prima, 10 giorni prima, devono giocare insieme. La cosa è chiara soltanto, se trovano il vaccino, noi usciremo dal problema se trovano il vaccino, quindi a fine novembre ci sarà sempre lo stesso problema. Certo. Perché la gente se ne va sempre in giro, la gente deve uscire, la gente deve andare a lavorare, la gente deve mangiare, ci sono tanti problemi, lasciamo lo sport. E quindi il coronavirus ci sarà sempre, lo prenderemo tutti, vuoi non vuoi lo prenderemo tutti. E come l'influenza la prenderemo tutto. Sì, ma concorda con me che nei campionati dilettanti ci sono dei ragazzi che anche lavorano, studiano, vanno dappertutto e poi vengono al campo. Perfetto, perfetto. E chi lavora, gente che fa le squadre, che fa come la domenica gioca per divertimento, giusto? Sì. Chi ha il lavoro non può rischiare di prendere il virus e stare in quarantena 20 giorni e stare a casa senza andare a lavorare, quindi va a perdere soldi sia con la squadra sia col lavoro. Quindi allora l'unica soluzione è aspettare il vaccino e iniziare quando tutti sono vaccinati e quando non c'è più il virus, perché comunque il virus ci sarà per tutti. Oppure avere la possibilità di controlli rigorosi come per i professionisti con i test continui. Ma chi li paga? Una società ogni test ci vogliono 40 euro. Devi fare i test per 30 persone, più gli allenatori, più i ragazzi che gli stanno attorno, più i dirigenti. Quanto ci vuole al mese? È così. Chi li tira fuori questi soldi? Ma l'unica sicurezza in questo momento era questa, no? Ma purtroppo non è possibile. Questo voi sono problemi dello Stato. Grazie mister per l'intervento, la saluto.